Walter aveva degli occhi verdi strani, grigi verdi, grigio verdi. A me sembrava che assomigliasse a un leone. L'espressione era quella del leone pronto a scattare, e è sempre stata una sua prerogativa, nel bene e nel male, sia quando era molto felice, sia quando era molto arrabbiato, di avere queste espressioni che poi io sempre attribuivo a qualcosa, perché lo scatto di Walter era decisamente quello di una belva in cerca di, non so, di una preda, e lui cercava la vita un po' come un leone può cercare la sua preda, capito? Lui l'aggrediva la vita. In certi momenti, perché in certi altri momenti era calmo, era dolcissimo. Io quando ho visto lo sguardo, quello, non quello da leone, quello carino, dolce così, e ho capito che sì, che io lo amavo. Subito dopo il nostro incontro, dopo poco, eravamo già mano in mano quasi, e passeggiavamo così sognanti un po' tutte e due sulle rovine romane, perché vedevamo tutto il foro imperiale sotto, ma più che altro pensavamo, io pensavo a lui, lui probabilmente in quel momento pensava a me. E poi lui piano piano cercava di strusciare la sua mano alla mia, cercava di toccarmela, e io rimanevo un po' così, non mi sembrava carino cedere subito, allora la tenevo un po' lontana. Però a un certo punto non c'è stato niente da fare, si sono calamitate le due mani e si sono avvinghiate, e l'ho staccata questa mia mano poco fa, solo quando lui non c'è stato più. Il padre di Walter non era fascista ed è stato molto boicottato, così che ha dovuto spostarsi con la moglie e ha dovuto lasciare Walter dai nonni, dai suoi parenti che vivevano sulle rive del Po, vivevano in campagna, e questo è stato un imprinting bellissimo per Walter, perché lui ha cominciato a diventare una specie di piccolo bambino selvatico. Non portava mai le scarpe d'estate, lui viveva libero, andava a giocare nel Po, lui attraversava il Po a 12 anni, si faceva portare dalla corrente piano piano e guadagnando un po' di spazio per volta approdava alla riva di fronte, e lui ha cominciato a sognare le montagne da lì, vedendole all'orizzonte, ha cominciato a sognare i viaggi nell'oceano, nei grandi fiumi che poi lui ha guardato col Po, e la libertà che gli davano i nonni, perché non è che gli stessero molto dietro, gli ha dato il senso della grande libertà che lui sempre ha avuto nel suo lavoro. Lui voleva essere libero di fronte al mondo, alla natura, che è lo spettacolo più bello che ci sia. Volta che ha toccato una montagna aveva 16 anni, guardando gli alpinisti, e poi trovando un signore che gli aveva detto se voleva scalare con lui, e lui l'ha fatto. Poi il signore addirittura gli ha detto: senti, sei talmente più bravo di me, anche se è la prima volta, che portami tu su invece di portare io te, che in fondo non sono capace. E così ha cominciato il suo alpinismo subito come primo di cordata a 16 anni. Dopodiché ha fatto prestissimo, perché a 19 lui era già sulle pareti più difficili delle Grand Jurasse. Ha persino scritto che certe volte lui tornava al Monte Bianco come un figlio torna dal padre. Perché questo? Perché per lui il Monte Bianco è sempre stato una fonte di sicurezza. Il Monte Bianco c'è sempre. La certezza di tornare nei posti che lui amava, specialmente il Bianco, gli dava pace, perché lui è lì e mi può aiutare.
o lui era arrabbiatissimo, o era felicissimo, o era annoiatissimo, insomma, aveva queste, divideva la sua vita in sezioni, ma quando c'era la sezione dell'arrabbiato faceva veramente paura. Ma era anche strana questa sua, questo suo passaggio dalla disperazione, dalla gioia, dall'entusiasmo alla depressione. Era rapido e molto molto sentito e forte, faceva impressione. D'altronde lui viveva così, le mezze misure per lui non esistevano. Walter in montagna era uno spettacolo, perché era come aveva veramente, come posso dire, se un animale con tutti gli artigli fuori, pronto a qualunque cosa, con l'occhio vigile, con le orecchie dritte, no? Un animale che sta vivendo per la sua sopravvivenza, no? Per cui sta lottando per la sua sopravvivenza, e lui era così, era sempre allerta. Era difficile che sfuggisse qualcosa a Walter quando eravamo in montagna. Io sostengo che lui sentiva la montagna. Lui mi diceva che la montagna non ti tradisce, che sempre ti manda un piccolo messaggio che ti fa capire se è il momento giusto per fare una cosa o no. Basta capirla, basta ascoltarla. Non diceva che le montagne sono delle traditrici o che sono crudeli o che portano la via. Certo, se uno va lì così, sprovveduto, e non l'ascolta, può succedere. Ma lui la montagna l'ascoltava. Non era mai avventato Walter. Walter è un alpinista che si è salvato nelle condizioni peggiori. Ci sono state tragedie infinite che hanno circondato la vita di Walter, che l'hanno segnata. Si documentava. E questa cosa le è servita moltissimo, era anche una forma, come dico io, molto avanzata di affrontare le cose, perché non voleva sorprese, voleva essere certo. Perché io gli ho chiesto questa cosa, ma quando tu ti sei trovato davanti al Cervino d'inverno, da solo, e poi la diretta, che per me non dice, sì, dice, ma per te dice molto più di quanto possa dire a me. Cosa hai provato? Hai avuto un attimo di scoramento? Dice no, non la faccio. No, io ero sicuro di andare, perché dal momento che io ho deciso di farlo era perché io ero sicuro di poterlo fare. Lato di Walter che si può immaginare che lui si sentisse eroe, volesse fare l'eroe, no, lui faceva quelle cose eroiche senza sapere di esserlo. Lui era un eroe senza conoscere il fatto che lui lo era, e questa è la cosa migliore. Purtroppo, a forza di sentirselo dire, forse qualche volta l'avrà anche pensato, ma non era certo contento, avrebbe preferito che gli avessero detto altre cose. Montagna era sicurissimo, ma fuori dalla montagna era una persona molto fragile, molto sensibile anche a quello che gli veniva da fuori, cioè una persona che magari gli diceva qualcosa che non andava, e lui si sentiva, per esempio, tutta la storia del K2. La storia del K2 è stata anche una forma di insicurezza per lui, doverla portare fino in fondo per trovare poi la certezza che lui aveva ragione. Perché lui dentro di sé era sempre titubante, capito, su questa faccenda. Cioè, perché io lo faccio? A chi devo dare soddisfazione? Io so che io conosco la verità, però voleva che anche gli altri conoscessero la verità. Ecco. C'è
C'è anche un lato di Walter che è la terza parte della sua vita, che è anche altrettanto importante, anzi forse umanamente la più importante, perché Walter non ha mai avuto in realtà una famiglia, fino a quando non è entrato nella mia enorme famiglia, perché io ho 9 nipoti. Però all'inizio, quando ha cominciato la sua vita con me, nel frattempo è nato il primo nipote, io glielo mettevo in braccio e lui questa cosa non la sopportava, lo guardava così, lo teneva così, come se avesse una bomba a orologeria in mano, evitava assolutamente i bambini. E questa cosa a me non tornava perché non potevo immaginare che Walter avesse questa lacuna così grande. E poi ho cominciato a pensare e a ricordarmi quello che lui una volta mi aveva detto, che lui ogni giorno rischiava la sua vita. E lui voleva essere libero di morire, non poteva essere legato alla paura di lasciare qualcuno che poi in futuro avrebbe avuto bisogno di lui, come un figlio. Ma quando è entrato da me che lui non doveva più combattere con le montagne, non doveva più combattere con i draghi, non doveva più combattere con i serpenti, doveva solo combattere con queste faccine così carine, così dolci che gli dicevano, che gli mettevano le manine così e questa. Che l'ha convinto è stata Alice, la prima femmina, perché i maschi no, lui gli piacciono di più le bambine, per cui aveva questa piccola Alice con i suoi ricciolini biondi, per cui una volta non ha retto, è andata vicino a Walter e gli ha messo una manina sul ginocchio e gli ha detto: Walter, allora pensava lei, come, perché? E lui ha capito il messaggio, anche se lei ha detto solo Walter, e se l'è presa in braccio. E da quel momento quella corazza di ghiaccio antibambino che lui si era costruita si è sgretolata tutta a pezzi e Walter è diventato un uomo completo perché da quel momento ha adorato i bambini, si è sciolto e è diventato un nonno meraviglioso. La bellezza di Walter è che aveva mille facce, mille, come si può dire, era un uomo sfaccettato, come posso dirlo, come un diamante. Walter era l'arcobaleno, tutti i colori dell'iride, i colori del mondo, i colori delle stelle, il colore della luna, il colore del sole, aveva tutti i colori per me.